Un passo dentro un quadro importante. In questi anni si è riusciti a garantire circa 200 milioni di euro sugli investimenti. Quando diciamo milioni di euro è un'immagine, quando li vediamo realizzati è tutta un'altra. Cioè, vediamo la traduzione di queste risorse importanti in tecnologie a favore della comunità, dei più grandi, dei più piccoli. Macchine più sicure, più efficaci, con una qualità maggiore di immagine, macchine che ci permetteranno di fare anche la ricerca e di avere numeri impressionanti come quelli che ho sentito prima delle 52.000 TAC fatti in un anno dentro questa struttura, 12.000 solo a Revolution, cioè queste nuove TAC velocissime. Oggi con questa risonanza aperta diamo tanta qualità e rispondiamo anche a un bisogno particolare dei bambini. Veramente un quadro di investimenti che viene ripagato giorno dopo giorno, dando alle nostre strutture, alla salute dei marchigiani, opportunità che prima non c'erano. È la forza del progetto che tiene insieme un territorio con un'azienda unica che è l'ASUR, con un'azienda ospedaliera che è anche universitaria, qui con l'unica università di medicina delle Marche, che riesce a rappresentare quel punto di riferimento per l'alta altissima complessità, per l'emergenza di secondo livello, per quei servizi che offerti di buona struttura raggiungono dei numeri impressionanti e lo dimostra chiaramente la qualità del risultato e anche il fatto che è tornata ad essere attrattiva, cioè medici che vogliono venire a Torrette perché sanno che qui viene garantito un percorso, una qualità e una quantità di interventi adeguata a un'alta formazione. Donatore, anche di qua. Evviva, evviva.